grazie. Sergio, occhio alle macchine, Sergio. Ma che le fa? Ragazzi, riesce. Uno. Cinzia! Tre, due, uno. Buongiorno ragazzi, allora oggi è lunedì 8 aprile e inizia la settimana di lauree. Io sarò l'11, quindi mancano 3 giorni. L'ansia sale a mille. Oggi ho deciso di fare questo study vlog, che poi in realtà non è proprio uno study vlog perché oggi non studierò ma ripasserò il discorso, e in più ho una laurea, la laurea del mio amico Sergio, e per il quale dovrò andare a prendere anche la corona d'alloro. Quindi mi ha incaricato di prendere la sua corona d'alloro di oggi. E niente, oggi ho deciso di registrare. Adesso mi sono già lavata, vestita, come potete vedere, ho fatto colazione. E niente, adesso aspetterò che mia nonna arrivi al fine di andare a prendere questa benedetta corona d'alloro. E poi mi allenerò in palestra, quindi direi di preparare la sacca. Scusate i miei capelli, sono orrendi. Solo che, mi è arrivato un messaggio, solo che quando vado in palestra tendo ad accogliermi i capelli per poi lavarmeli dopo, infatti me li laverò dopo palestra, quindi vi chiedo scusa per questi capelli orrendi. Ma buongiorno, buongiorno, oh salve, sì, adesso le do un po' di finocchio. Oh, oggi non lo vuole? Ho capito cosa vuoi, te vuoi mangiare prima questi? Sì. Ascolta, alla sera, va in direzione delle sbarre, sì. Ma sua mamma abitava prima delle sbarre. Ma lui va dove, direzione dove c'è il sottopasso, ti dico la via dei fiumi per farti capire la zona. Ho capito, su via proprio in serenità. Eccola qua la corona d'alloro con le bacchine. Ma te la tengo? No mamma, non ti preoccupare, va bene, grazie mamma. Aspetta che mi metto in controluce, ok? Mamma, mettitela in testa. No, devo far vedere il fiocco? Sì. Così? Sì. Dai, direi che ci sta. Dai, nonna, mettitela in testa te. No, no, lo facciamo. Vai, mamma. Ti sta bene? Ce la vedi tua figlia laureata? No. Come no? Allora ragazzi, sono tornata a casa dalla palestra, mi sono lavata, ho mangiato, mi sono vestita, ho cercato di invano di asciugare i capelli. Allora, non so se si vede, ma ho deciso di mettere una camicia lunga con sotto un jeans abbastanza attillato, nero, e gli stivaletti neri. Ho la borsa nera, la corona e niente. Allora ragazzi, c'è ancora gente in fermata, che significa che il pullman non è passato per fortuna. E niente, adesso stoppo perché mi vergogno. Facendo un video. Ciao! Ciao! Oh, guardate l'outfit della Tamarra. No, oggi sei meno tamarra del solito. Grazie, però le catene ce le ho. Esatto. Ciao, facciamo vedere il mio di outfit che è uscito. Guardate che figa. Le scarpette. Che cazzo? No, oggi ho cercato di vestirmi adeguata, però ovviamente adesso andremo a truccarci perché sono struccata proprio. Comunque. È arrivata con i capelli bagnati. Sì. E niente. Dove mi laurea, mamma? Io giovedì, che bello. Comunque adesso stiamo aspettando la Ele, che ovviamente non si farà riprendere. E Sergio forse è andato a un altro locale, mi sa che è arrivato. Si vede qualcosa? Si vede che sei truccata. Sì? Io okay. Sono in mezzo veramente. Vabbè, ma te si vede che hai messo più rossetto tu. Sì, ma quello è un rossetto Barbie comunque. Sì, perché domani lo metterò forse rosso. Ah, rosso, rosso. Ups, arriva gente. Voglio il caffè di nuovo, Sergio vuole il caffè. Madonna. Basta. Domani come ti vestirai te? Ve lo faccio vedere domani. Ah già, è vero, perché io domani filmerò anche lei. Non so fischiare, tu sai fischiare? Se no avrei fischiato. Oddio, Sergio con gli occhiali. Ciao. Congratulazioni. Ah no, ciao. Ciao Ari. Ciao Sergio con gli occhiali. Stai proprio da, fai proprio laureato, non so perché. Laureato, dottore. Hai trovato il discorso? Ciao, piacere, Natasha. Sì, piacere. Intervista.
No. Ti ho detto che dovevo fare il vlog. Sì, mi hai detto pure che mi aiutavi domani per quello di Ariane. Ma io faccio il video, non so. Come ti senti adesso? Ah, sono tranquillo adesso. Sì? Sì, adesso sono tranquillo. Il problema sarà dopo. Sì, vabbè, ma un po' di eccitazione ci sta sempre. Un po' come il progetto di Cost, vero? No, quello era peggio. Io non sapevo neanche il discorso. Sergio, dov'è Erbetta? Dov'è Erbetta? Ora sta... Che discute una tesi dal titolo Dal marketing tradizionale al marketing virale. Il relatore è il professor Fabrizio Erbetta. Buon pomeriggio a tutti. Il mio laboratorio ripercorre l'evoluzione del marketing fino alla nascita del marketing non convenzionale e del viral marketing. In conclusione possiamo affermare che il marketing virale è la naturale evoluzione del marketing tradizionale che si allinea alla nuova tipologia di consumatore. Le aziende, infatti, per questo motivo stanno cercando di modificare e adattare le proprie strategie per cercare di conquistare e raggiungere le preferenze dei consumer. Grazie per l'attenzione. E discute una tesi dal titolo Cominciamo le proclamazioni, per cui vi chiedo silenzio assoluto. Direi che siccome sono in tanti candidati, la formula della proclamazione la leggiamo una volta per tutti e poi vi chiamo comunque uno a uno per la votazione. Quindi, signori candidati, sulla base dei risultati degli esami da voi sostenuti, compreso questo di laurea, per i poteri che mi sono conferiti in nome del popolo italiano, vi proclamo dottori nei diversi corsi di laurea triennale che poi... Libera Sergio, la proclamiamo dottore in economia aziendale con punti 92 su 100. No, no, staccarla. Qualcuno me li stacca. Qualcuno vuole un po' d'arrosto. Sergio, non riesco a staccarla. Sergio, non riesco a staccarla. C'abbiamo un problema qua. Non riesco a staccare la. No, le bacche. Allora, qui siamo. Sto registrando. Ah, registri? Sì, faccio un video per il Sergio. Ascolta un po'. Vieni tu, spara tu. Oh Madonna! Vai Jenna! Aspettate un attimo, non so neanche come funziona questa cosa. Devi girare, devi girare. Ma che toglie? Ma che toglie? No, non si toglie perché... Ari, devi sparare, io c'ero in alto, no, guarda, così, No, devi girare. Vai Silvia. Devi girare così, guarda, così. Tac. Allora lo mandiamo via un po'. Oh ragazzi, ma voi che lo sapete. Quando arriva, se no ma io devo dare il tocco. No, così. Aspetta, allora. Il tocco? Aspetta. E il tocco? E la... Mamma, in alto, in alto! Vai Silvia, l'unica che non ce l'ha fatta! Vai Silvia! Ci sei! Ciao ragazzi, allora sono appena tornata a casa, mi vedete vestita così perché, tra l'altro guardate, qua sotto leggings e qua maglietta bellissima, perché questo è un pezzo di quello che sarà il mio vestito per la laurea, perché questo, anzi questa è una sorta di camicetta leggerissima con questo fiocco che a me piace tantissimo, e lì ci sono gli altri vestiti. Ovviamente messi a casaccio, ma solo perché ho deciso di riprovarli, perché mi sta salendo l'ansia. Ah, ok, manca sempre meno. E poi ci sono anche le scarpe che vi ho fatto vedere, che sono queste qua, color rosa nude. Quindi niente, ho fatto ancora un'ennesima prova. La laurea è andata bene. Ho deciso di fare in un vlog unico anche le lauree di domani delle altre mie due amiche, Silvia e Arianna.
E quindi niente, non chiuderò il video oggi, detto questo direi quindi che ci vediamo domani con le altre due lauree. Buongiorno ragazzi, allora oggi è martedì 9 aprile, come ho detto ieri, praticamente oggi ci saranno altre due lauree. Ho fatto colazione, adesso mi devo preparare perché stamattina ho diverse commissioni da fare. Innanzitutto devo andare a ritirare le mie bomboniere, nonché le mie caramelline trasparenti, perché io non ho fatto i sacchettini ma ho fatto le caramelline trasparenti che sono più fighe secondo me. Poi passano quattricate a prendermi, Sergio che è il ragazzo che si è laureato ieri e Arianna la sua fidanzata che si laureerà oggi, perché devono passare a prendere la corona d'alloro per Arianna, e Silvia che è Silvia, quella che ormai conoscete sempre, che devo mettere il verso del giaguaro ogni volta che parla. E niente, adesso ho aperto, come potete vedere, l'armadio, perché non so ovviamente cosa mettermi, però voglio rimanere molto più comoda rispetto a ieri, perché ieri, a parte che faceva caldissimo, avevo detto il giubbotto con le piume d'oca dentro, perché in questi giorni ha fatto brutto. Ieri ha fatto bello, oggi faccio vedere un po' il cielo. Allora, oddio, non si vede niente. Vabbè sì, così sì, vedete, è sereno con qualche nuvola. E quindi niente. Allora ragazzi, mi sono vestita, ho scelto cosa mettere, molto molto più comoda di ieri, perché ieri mi stavano già facendo i mali i piedi e avevo messo, come avete visto, gli stivaletti neri. Comunque non fate caso agli occhiali, questi sono i classici occhiali della sera, infatti adesso dovrò cambiarli con quelli che metto tutto il giorno. Mi sono messa questo maglione della Pull & Bear rosa, che questo è uno dei miei rosa preferiti, con i pantaloni stessi di ieri. Che mi vergogno a farvi vedere la stanza così, adesso faccio il letto, giuro. E le scarpe pensavo di metterle comode, mettere queste qua, che vi ho fatto vedere che sono tipo un rosa besciolino, rosa abbastanza neutro, un po' come le mie scarpe, forse un po' più scuro, con queste bocche bellissime, brillantinate, che comunque stanno bene perché il nude sta bene con tutto, e poi il rosa riprende il rosa del maglione. Sono vicino, che io sto guardando. Quella si guarda il libro, quindi. Stavo facendo i fatti miei. Ascolta, era l'arte. Era allo stop insieme a te, ma. Era allo stop. E se sono partita prima io sono stata. Cosa è successo? Con la precedenza di là. Ma ho capito, questa parteva via. Ma nessuno dei due vi si è fermato allo stop. Ecco, non ci siamo fermati. Buonasera. Quindi cosa è successo? Stavano facendo uno scontro? No, niente, sono passata prima io di quella là. Parlava di macchina, di telepapà. Oh, poi non parla mai. Ma lui non parla. Beh, ma. No, no. Voglio almeno arrivare alla mia laurea. Ma non lo so. Ok ragazzi, allora Sergio e Arianna sono arrivati, peccato, adesso sto andando alla fiorista, li raggiungo lì perché sono andati a prendere la corona d'alloro. Stavo dicendo, sono andati a prendere la corona d'alloro per Arianna e Silvia, quindi niente. Vado, mi stanno già facendo male le zampe, stavo dicendo, i piedi, mi sa che prima torno a casa, faccio accompagnare un attimo a casa e cambio le spalle. Questa palette è bellissima ed è di Nabla. Ho già iniziato così oggi, vedete, quando passi in avanti vedi ancora. Che cazzo sta facendo il vlog? Certo. Ciao Ari. Ciao. Sono un po'. Vabbè, ma ci sta. Ho ci una sta. Pezza sotto le ascelle. Ah sì? Guarda. Io sono andata, guarda, ho prevenuto, ho messo questo maglione. Sì, che c'ha la pezza difficult, vedi? Ho fatto così. Comunque, questa palette è bellissima. Oh, e questa... ragazzi, ho fatto vedere l'altro giorno da già, sempre. Bella. Cavolo, tu sì che hai una bella postazione trucco. Bello anche lo specchietto. Vero, l'ho preso sì. Comunque, siamo a casa dei signori Sergio e Arianna. Arianna si sta preparando. Abbiamo ordinato le pizze, tranne Sergio che vuole fare sempre il difficile, quindi ha preso il sushi. E niente, anche io dovrò truccarmi almeno qualcosina. E buon, quindi ci vediamo dopo. A dopo, giusto? Ciao, ciao. Stanno uscendo? No, ma questi così non è proprio un cazzo, sono i più difficili di tutti. Vuoi che te li faccia io dietro? No, se non riesco, però adesso ci sto, ovviamente ci sto riuscendo. Al massimo dopo, quando non vedo più un cazzo, se alcuni non si sono fermati. Tanto che è cioè, no, sì, 2 anni ho fatto. Vabbè.
pizza e sushi, l'unico diverso. Oh. Tanto ormai laureata lo sei. Però. Vai Ari. Stappaci sto. Cos'è? Prosecco? Sì. Ah! Non uscire? Non uscire. Non esce il fumo. Oh. L'ho visto sparare spazio. Ieri è uscito perché qualcuno l'ha agitato prima di. Non è uscito neanche bene. Vai! È il terzo, auguri! Auguri! Non ce l'ho io. Avrà messo nella borsa. Per Roma, sì? Corona di Silvia. Bella. Solo di non scordarti i pantaloni, ma io abbastanza. Guido io adesso, non preoccuparti. No, non è per quello, è che ho paura che con le Hogan. Che bella il sole, eh. Grazie. Adesso è più presentabile, lasciate stare il mio trucco, ho provato a truccarmi, ma in realtà ho fatto un casino. Benissimo. È un colore unico sull'occhio, in realtà doveva essere sfumato. Vabbè, dettagli. Comunque adesso stiamo andando in università. Faccia vedere il suo fazzoletto finto. Ari, attacca l'aria condizionata subito, perché sennò. Questo è un fazzoletto finto? Sì, eh. Cioè. Zara risparmia. Ci mettiamo le scarpe. Adesso dove vado con sta cosa? E andiamo subito dentro. Adesso stiamo partendo, siamo lì. Io sembro l'unica pazza con il posto. Non so come fai a stare con questo. Ma sta bene abbastanza. Laureata e pure guidatrice oggi, fantastica. Ieri? Ciao raga, perché. Ari, dove ti sei seduta? Sulle tesi. Perché qualcuno ha male ai piedi. Che tacchi che hai. Perché se ci devono alzare come ieri, madonna, perché 12 miliardi si piazza, non lo so. Però si piazza. Stavi facendo video mentre mi stavo grattando. Non ti ho preso. Hai detto che non vuoi essere presa? No, era giusto per capire. Ieri miei sono tipo 5-6 persone. Non tanti. Ciao Silvia. Questa è la parte mia, mamma, mio papà, mia nonna. Dove ci mettiamo? Salve Gianna. Ciao. 10. Grazie mille. Madonna. Ari, sono più alti di te, sti fiori. Sì. Che, Madonna! Che bello! Sì, sì. Dove è andata l'alto? Te invece? Fiori? Non fiori, ma io preferisco i cioccolatini. Brava! Li hai fatti i cioccolatini? O la pizza gli hai fatto? Oggi niente, perché sennò mi vomito. Vorrei i cioccolatini. Dopo la laurea. E dopo? Tutto dopo. Lavoro la parola al relatore. Grazie, presidente. Anche lei ha dottorante qua dentro. Silvia Fiorito discute una tesi sull'analisi di bilancio e ha scelto come caso di specie da approfondire il caso della Nova Coop, una grande società di distribuzione che ha anche la forma cooperativa del consumo e che è dedicata alla distribuzione di questi supermercati Coop, fanno capo a questa parte. Parola alla candidata, deve stare in piedi. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Presidente, buon pomeriggio Commissione. Come introdotto il mio relatore, oggi esporrò quello che è stato Novacop e l'analisi di bilancio per indici che ho effettuato su questa grande società. Infatti Novacop è riuscita a diventare leader del mercato a fianco a colossi come Carrefour e Auchan e in poco tempo è riuscita a imprimere un rapporto di fiducia con i propri clienti offrendo merci di qualità a prezzi ragionevoli. Grazie a tutti dell'attenzione. Brava! Lavoro con la professoressa Capriello. La parola alla relatrice. Grazie Presidente, la candidata ha tratto spunto dal corso di marketing, in particolare dal tema di digital marketing. Del tema di marketing digitale si è occupata in particolare del ruolo degli influencer. Chiedo quindi alla candidata di presentare in prima battuta il quadro teorico di riferimento e poi vediamo i casi da lei analizzati, prego. Buongiorno a tutti, come ha appena annunciato la mia relatrice, il mio elaborato ripercorre il tema dell'influencer marketing. L'evoluzione del mondo digitale ha portato le imprese e i consumatori a dover affrontare un cambiamento del paradigma di marketing e comunicazione. Salve dottoressa, com'è andata? Anche se la prof è stata un po'... Ti hanno messo in cabina di guida. Non posso dire, però dai, però ci sei sempre
Ma che c'è Marciani? Sì. È vero? È vero, è stata molto brava. Lei, signora Silvia? Signora Tamara. Com'è andata? Bene, bene, raga. Avete visto che ho fatto squat durante... Scusami, ma voglio inquadrare tuo padre che sei uscito appena adesso dal cantiere. Tuo padre ha... Oh, adesso è... Ha preso lui il lavoro in mano. Oh, dai. Jenna, com'è andata Silvia? Sono stressato. Sopportare la ragazza. Adesso arriva il 2 di Signorina Silvia Fiorito. Signorina Fiorito, avendo lei superato tutti gli esami di profitto e con oggi anche quello di laurea per i poteri che mi sono conferiti, la dichiaro e proclamo dottore in economia aziendale con punti 92 su 110. Signorina Arianna Foschini, signorina Foschini, avendo lei superato tutti gli esami di profitto e con oggi anche quello di laurea, per i poteri che mi sono conferiti la dichiaro e proclamo dottore in economia aziendale con punti 93 su 110. Avere due lauree lo stesso giorno è un problema. Vai, vai Sergio! Pronti? Aspetta che manca la sera. Quanti calori hanno? Ne mettono 10. Ciao Fiorenzo. Ciao Sharon. Che gnocca, quella. Vai, ondeggiami i capelli, vai. Fai vedere l'amore con la fotocamera. Sì, va che bella. Ele, ondeggia anche te i capelli. E ne ho poi pochi da mangiare. Boh, adesso festeggeremo alla grande, vero? Assolutamente sì. Con la pioggia. Non è vero, secondo me ci sarà un sole che spacca le pietre. L'ha detto, l'ha detto. No, dite qualcosa, è un video. Ah, un video. Sì, non è una foto. Ciao. Se no quelli troppo grossi qui. Ciao. Sergio, allora come si sente? Da dottore, mi scusi dottore, come si sente? Stanco, perché oggi mi avete rotto il cazzo tutti, non ho capito il motivo. Sergio! Non ho capito. Sergio! Basta, basta, devo mettere tanti di quei versi del giaguaro qua. Dottoressa, mi scusi. Non mi volevo far aspettare. Dottoressa, allora come ci si sente? Bene, bene, però mi dispiace che state aspettando tutti per me. Sempre ti fai attendere. Vedi, migliorato. Il migliore. Ciao Ubriachella. Dai, tu bevi? Io ho bevuto, no, io devo provare il discorso stasera, mica bevo. Da ubriaca provo il discorso, non mi sembra il caso. Qui mi avete fatto tornare. Taglia uno. Lo metto orizzontale. Ciao Fiorenzo. Vai Ele. Fiorenzo ancora. Guarda, tuo fratello. Quando apri leggi la ditta. Quello più piccolo, quello più grande. Leggi il biglietto. Prima leggi il bigliettino. Tieni, grazie. Devo andare di qua. Vieni. Perché sono in controllo usce. Figo il biglietto. No, va bene. Anche se è quello figo. Faccio il vlog. A tutti, a Sergio. Allora, dai che hai già fatto il corso, dai. Allora, ehi dottoressa, congratulazioni per i sacrifici danno sempre proprio tutti, noi siamo veramente orgogliosi di te, felici. Ma chi l'ha scritto qua? E felici di passare questa importante giornata insieme, noi non immagini quanto ti vogliamo bene. Jenna, Aggio, Andrea, Marco, Michele, Luci, Edo, Giulia, Vago, Giulia, Ghittino, Elisa, Ari, Mattia, Arianna, Leonardo, Sasha, Sergio, Stefano, Francesca e Jeff, ok, grazie a tutti. Vuole gli passo prima? Il grande, quello che è grande. Appoggiati per terra secondo me. No, è grande. Inizia dal piccolo, dicono. Del piccolo, piccolo. No, il grande. No, vai. Grande. Vai. Vai.
Nano! Non c'è niente. Me la rompi la chiave? Sì. Stasera non andiamo più a casa. Ringrazia chi l'ha impacchettato. Guarda, se ti lamenti ancora. No, raga, ma voi siete scemi, dai, ma non è così. Ma